Buonasera a tutti e bentornati su Parresia. Oggi, per il nostro ciclo Storici, Filologi e Maestri, patrocinato dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università della Campania Luigi Van Vitelli, ospitiamo una conferenza su uno storico estremamente importante per la storia religiosa. Parliamo ovviamente di Delio Cantimori. Abbiamo, come sempre, degli ospiti d'eccezione che io già vi presento. Abbiamo Patricia Chiantera Stutte e Nicola D'Elia, che hanno dedicato molto del loro tempo e dei loro studi alla storia, diciamo, di questa figura. Ma prima di passare la parola al mio collega e moderatore Daniele Santarelli, vi ricordo, come sempre, di mettere like al video, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere gli aggiornamenti sui nostri eventi culturali e sui nostri video. Detto questo, io lascio la parola a Daniele Santarelli. Prego, Daniele. Buonasera a tutti. Oggi, nell'ambito di questo ciclo dedicato ai maestri delle scienze storiche e filologiche in Italia, ospitiamo una conferenza su Delio Cantimori, nato nel 1904 e morto nel 1967. Personalmente ricordo di averlo conosciuto e approfondito la sua opera storiografica quando ero studente a Pisa, al primo anno di università, alla fine degli anni 90. Cantimori e il suo libro del 1939 sugli eretici italiani del Cinquecento, che era stato oggetto di una riedizione nel 1992 a cura con l'introduzione di Adriano Prosperi, e quella si usava per lo più in quel momento lì e troneggiava nella mia biblioteca. Quest'opera rappresentava, per chi si accostava agli studi di storia ereticale e inquisitoriale, aggiungo, un punto di partenza obbligato. Aggiungo di più, per gli studenti dei primi anni la sua opera rappresentava una sorta di totem e era in qualche modo un oggetto di venerazione. Confesso personalmente che tutto il mio interesse per gli eretici del Cinquecento, per le loro vicende, in generale per la storia politico-religiosa del Cinquecento, è scaturito dalla lettura degli eretici cantimoriani. Poco si rifletteva all'epoca. Sto parlando ancora della fine degli anni 90, sul percorso politico e direi esistenziale dello studioso di Russi. Come è noto, ruvide polemiche attorno alla sua figura si sono scatenate negli anni 2000, in particolare tra il 2004 e il 2005. Nel 2004 la figura di Cantimori era al centro dei riflettori perché ricorreva il centenario della sua nascita. Adesso possiamo dire che queste polemiche sono ormai alle spalle, o almeno io la penso così, e l'intento della conferenza di oggi è appunto consolidare questa tendenza, sottrarre la figura di Cantimori alla polemica e consegnarla alla storia con la S maiuscola. I due studiosi che parleranno oggi di Cantimori sono relativamente giovani e ovviamente per ragioni anagrafiche non lo hanno mai conosciuto e quindi possono parlare senza farsi condizionare dal furibondo cavallo ideologico di cantimoriana memoria, nonché da affetto, debiti di riconoscenza o viceversa, ostilità, antipatie personali o di scuola. Di Cantimori si è detto di tutto e di più, specie nel contesto di quella polemica alla metà degli anni 2000, e arrivando financo a tratteggiarne ritratti goliardici. Così, per esempio, questo è divertente, in un articolo apparso sulla Repubblica nell'ottobre del 2004, Pietro Citati, grandissimo studioso, ricordava il professor Cantimori, incontrato nei suoi anni da giovane studente alla Normale di Pisa, come un erudito freddolosissimo nascosto nella sua camera tana, dalla quale usciva soltanto avvolto in cappotti e coperte, sopra cappotti e sopra coperte. Mi ricordava Citati, con sopracciglia fosche e sospettosissime, in primo luogo perché ero un reazionario, votavo per Giuseppe Saragat, e poi perché non ero un allievo diligente, visto che i suoi utopisti pre-rivoluzionari, rivoluzionari e post-rivoluzionari mi annoiavano indicibilmente. Il 90% dei normalisti era stalinista, adoravano Cantimori perché era uno studioso serio, così si diceva allora con una particolare genuflessione della voce. Infatti, e qui diciamo fa grande sfoggio di ironia e sarcasmo il nostro Citati. Infatti, quando era fascista, aveva studiato seriamente dal 1930 al 1939 il nazionalsocialismo. E allora, passati pochissimi anni, studiava con la stessa serietà e un'emozione che giungeva fino a rossori, tremori e lacrime della Vergine i saggi storici di Palmiro Togliatti.
adesso lasciamo da parte la corealtia, seppur di un autorevole studioso come Pietro Citati, e facciamo parlare i nostri due ospiti, che ci parleranno di questa figura fondamentale degli studi storici in Italia, che è stato Dario Cantimori, traendo spunto dalle approfondite ricerche che hanno svolto su di lui. Lascio quindi la parola per cominciare a Patrizia Cantera Stutte. Prego, Patrizia. Ti ringrazio. Io non, come ho già detto a te e anche ad altri, non riesco a parlare di tutta la figura di Cantimori per il semplice fatto che parlare di Cantimori significa parlare di tanti aspetti di Cantimori. Credo che appunto bisognerebbe avere molto più tempo a disposizione, per cui voglio parlare e anche, diciamo, bisogna anche focalizzare, no? In fondo, appunto, Cantimori, lo studioso degli eretici, lo studioso degli utopisti, il mazziniano Cantimori, il grande organizzatore culturale durante, appunto, l'epoca post-fascista in Italia. Per cui, insomma, ci sono molti aspetti di Cantimori, per cui quello su cui io oggi voglio concentrarmi è appunto il suo epistolario con Werner Kegi, che è quello che ho curato appunto ultimamente, è quello su cui voglio parlare oggi. E mi interessa dire che effettivamente questo epistolario è un epistolario, come si è visto, molto, molto vasto. Sono 311 lettere, insomma, è sulle, diciamo, 400 pagine, l'epistolario stesso, e copre un periodo molto lungo. Il periodo va dal 1935 alla morte di Cantimori, per cui è un trentennio di lettere, in cui appunto i due studiosi, che come vedremo sono studiosi completamente diversi fra loro, intrecciano non solo un rapporto d'amicizia, ma anche un rapporto di collaborazione che li vede appunto collaborare alle rispettive traduzioni dei libri più, insomma, dei libri fondamentali, ma anche appunto un rapporto che è di scambio per quanto riguarda le idee politiche, non in tutte le fasi, poi magari possiamo approfondire appunto anche questo punto, però per esempio nella fase del Cantimori cosiddetto comunista, Cantimori è molto aperto nei confronti di Kegi, cioè Kegi è una delle prime persone a cui Cantimori confesserà di voler abbandonare il PC e confesserà le ragioni per cui l'abbandona. Sono lui e Manacorda quelli a cui effettivamente dice che vuole abbandonare il PC e perché lo vuole abbandonare. Inizio proprio dalla prima lettera di Kegi a Cantimori. Lui appunto scrive nel 23 settembre del 35, dice Kegi: caro amico, caro signore amico, mi permetto questo appellativo confidenziale perché nel pomeriggio passato con lei resta il ricordo prezioso di un incontro insperato e sorprendente con una persona di tutto altro ambiente, con cui non si sarebbero mai immaginati di condividere tanti punti di vista e preoccupazioni comuni. E questo è un ottimo punto di partenza per comprendere come si intreccia il rapporto fra Kegi e Cantimori. In effetti già Kegi guarda, vede, dà, insomma, osserva che effettivamente c'è una grossa differenza fra lui e Cantimori. Questo rapporto però che si sviluppa di amicizia, un rapporto che in qualche modo trascende anche le fortissime differenze politiche e anche di carattere fra i due scrittori, tra i due storici. Infatti al momento del suo incontro con Cantimori, Kegi, che nasce a Hauteville nel 1901, era uno storico che godeva già di una certa fama nella città di Basilea. Aveva studiato appunto negli anni venti in Italia, aveva avuto una conoscenza dei regimi liberali pre-fascismo e anche poi successivamente del fascismo. Sul fascismo Kegi scrive degli articoli molto interessanti sulle pagine di Basler Nachrichten, ma come per Burckhardt anche Kegi lascia la sua esperienza politica già in gioventù e diciamo Kegi è politicamente un conservatore liberale, per cui evita qualsiasi posizione politica che sia estrema, che sia radicale.
dà però una grandissima importanza, un grande rilievo all'educazione culturale. E cioè la sua distanza dalla politica è un aspetto dell'impegno personale che lui mette per salvaguardare e promuovere i valori culturali, i valori della civiltà occidentale attraverso la formazione e lo studio della storia. È il ruolo dello studioso quello che interessa Kegi e dello storico, che implica per Kegi una funzione che è metapolitica, che si esplica nella funzione di formare le classi dirigenti e anche nella formazione critica dell'opinione pubblica. Burckhardt rappresenta da questo punto di vista per Kegi un angolo visuale importantissimo attraverso cui lui osserva la storia della sua città, cioè di Basilea. Basilea che ha saputo mantenere in vita, secondo appunto Kegi, una tradizione intellettuale, cosmopolita e anche aperta, e salvaguardare appunto l'autonomia della cultura dalla politica. Ed è quello che Cantimori coglie nella sua prefazione alla prima, alla prima edizione del volume, del grande volume di Kegi, dei grandi volumi di Kegi sulla vita di Burckhardt, ne scrive 8 praticamente. E dunque il valore conferito alla cultura umanistica, alla pratica della tolleranza, che è un presupposto importantissimo per il libro di Kegi e che costituisce anche il trade union tra l'esperienza culturale di Burckhardt, la vita della città Basilea e la concezione storiografica dello stesso Werner Kegi. Cantimori invece nel 1935, quando inizia appunto lo scambio epistolare con Kegi, è certamente, vive in un ambiente certamente molto diverso ed è una personalità molto diversa da Kegi. Nel 1931 e 1932, nel suo viaggio a Basilea, lui continua e modifica in parte quelle ricerche, che proprio di cui ha parlato Daniele Santarelli, ricerche sugli eretici italiani del Cinquecento. Nel periodo, in due viaggi, 31-32 e poi 33-34, Cantimori allaccia rapporti con, potremmo dire, tutti gli studiosi più importanti del mondo ereticale e anche del Rinascimento: Ronald Benton, Stanislav Kott, Friedrich Korschurch, e collabora anche con Christeller, con Elisabeth Feist. La comune sensibilità storiografica, l'attenzione a indagare criticamente i giudizi e gli strumenti di ricerca storica, questo costituisce un punto di incontro importante tra Kegi e Cantimori, che appunto abbiamo detto hanno delle, poi magari approfondiamo, delle posizioni politiche diverse. Mazziniamo Cantimori appunto nel 1935, Cantimori vede nel fascismo e nella rivoluzione fascista la possibilità finalmente di riuscire a colmare uno iato fra le masse e l'elite, e aristocratico, liberale, conservatore Kegi, geloso della neutralità politica svizzera e dei valori dell'umanesimo e dei valori dell'indipendenza della cultura dalla politica. I temi dell'epistolario sono tantissimi, mi ricordo alcuni: il risorgimento, la riforma, la storiografia contemporanea, la storia europea, Gramsci, il comunismo, la politica totalitaria. I due parlano di tutti gli storiografi più importanti del tempo, ma anche antichi, Burckhardt, Ranke, Meinecke, Croce e così via. E questo sviluppo di questi temi è intrecciato non solo con lo sviluppo del loro pensiero storiografico, ma anche con lo sviluppo della loro vicenda politica e della loro vicenda intellettuale, che attraversa tutto l'epistolario, tutti i 30 anni di epistolario. E la posizione per quanto riguarda l'apertura rispetto a questi temi è anche diversa. Infatti nelle lettere Kegi non dimostra una sensibilità politica, non sempre così forte come Cantimori, nel senso che Kegi non esprime le sue opinioni politiche, Cantimori molto di più, ma ripeto, in un certo periodo che è il periodo del comunismo. Comunque lo scopo della pubblicazione di questo epistolario era di consentire di entrare attraverso questi due protagonisti del dibattito storiografico, penetrare appunto il dibattito politico e della storiografia contemporanea.
E pertanto questo epistolare è uno strumento utile ai ricercatori che vogliono approfondire alcuni temi della storiografia, e non solo della storiografia, ma anche della vita politica. Tra tutti i temi che sono trattati nell'epistolario, magari mi piacerebbe trattare un tema specifico, che è quello di Cantimori e della sua posizione nei confronti di Gramsci e del comunismo. È un tema che attraversa appunto le lettere di Cantimori e Chieghi negli anni appunto 40, per cui nel dopoguerra. Per cui negli anni in cui intrattiene lo scambio epistolare con Chieghi, muta la prospettiva, Cantimori muta la prospettiva da cui effettivamente osserva la storiografia e anche i riferimenti del suo pensiero politico. Il marxismo comincia a costituire per Cantimori non solo un metodo storiografico, ma anche una dottrina a cui poi Cantimori ispirerà la sua azione politica, politica culturale soprattutto. Dal 44 al 48, nei suoi corsi, Cantimori commenta i maggiori autori del comunismo a partire da Marx ed Engels, e su questa nuova base riformula anche la sua critica che aveva fatto nei confronti del pensiero liberale, soprattutto nei confronti di Huizinga, che da Cantimori viene aspramente criticato nel 1935, quando proprio inizia l'epistolario, e che su cui Cantimori poi avrà un'opinione diversa durante tutto l'arco dell'epistolario. In questi anni Huizinga diventa per Cantimori un appartenente di quella generazione di intellettuali da Max Weber, Friedrich Meinecke e Gerhard Richter, che sono liberali, incapaci di analizzare in modo coerente e politicamente efficace la situazione politica e globale dell'Europa tra le due guerre. E per cui per Cantimori l'uscita dall'impasse politica e intellettuale del mondo liberale sarebbe stata possibile solo se effettivamente fosse stata seguita da un'analisi critica e rivoluzionaria, che invece era condotta dal marxismo e da Antonio Gramsci. Cioè, in questa lettura Cantimori vede il liberalismo come non sbagliato, ma insufficiente per l'analisi politica degli anni delle due guerre. Ed è infatti Gramsci uno degli autori di riferimento nell'epistolario di questi anni. In una lettera del 30 aprile del 1947, Cantimori, commentando la pubblicazione delle lettere di Gramsci dalla prigione, illustrava, cito, che ci sono pagine su Dante, ci sono critiche del Croce, vedrà, aggiungeva, che siamo figli della storia qui in Italia, figli riverenti e non ribelli, purtroppo a volte siamo figli della storia. Cantimori non è solo in questa concezione della centralità del pensiero di Gramsci. Sappiamo bene che per tutta la sinistra italiana Gramsci rappresenta uno snodo, sia per quanto riguarda l'impostazione del dibattito intellettuale, sia per quanto riguarda anche la politica culturale e la politica. Al PC Cantimori offre la sua attività intellettuale con entusiasmo, come dimostrano le lettere, l'epistolario con Chieghi. E Chieghi, che è un liberale, riesce persino a capire le ragioni dell'entusiasmo di Cantimori. Vi è una particolarità, in effetti. Chieghi ha un fratello, che è Paul Chieghi, che era un comunista anche lui. Per cui, insomma, in qualche modo si apre, simpatizza con Cantimori rispetto proprio a questa sua scelta, pur rimanendo in una posizione di conservatore liberale. Cantimori dunque ricambia la fiducia e la comprensione di Chieghi, e nelle lettere allo storico svizzero confessa le ragioni del suo crescente scetticismo nei confronti della politica e della cultura del suo tempo. La sua insofferenza nei confronti di ogni intromissione politica nell'attività intellettuale e insieme il suo entusiasmo per il rinnovamento della cultura italiana promosso dalla sinistra lo conducono a un atteggiamento ambivalente, incerto, come ha già notato anche Luisa Mangoni. E come si vede anche nell'epistolario di Cantimori e Manacorda. Lo scoramento di Cantimori non ha solo ragioni politiche, ma anche intellettuali e culturali. Nell'epistolario Cantimori rileva il pessimismo nei confronti delle giovani generazioni di storiche e di storici e il suo rimpianto per la fine della cultura storiografica e umanistica dell'anteguerra.
La delusione per il vuoto lasciato dall'antica generazione intellettuale, per l'incapacità dei giovani di rinnovare gli studi, si accompagna con il crescente scetticismo nei confronti della capacità del Partito Comunista di orientare la politica italiana. A rimpianto di Cantimori fa eco la crescente e più radicale critica di Chieghi alla società moderna. In una lettera successiva a un suo viaggio in Spagna nel 1951, Chieghi ammette di sentire, dice lui, tutto il fascino del Medioevo. Lo storico svizzero non nasconde la sua attrazione per il mondo medievale dell'Europa meridionale, oggetto di uno sguardo estetizzante. Per cui, benché Cantimori e Chieghi sentano entrambi la vuotezza e l'inadeguatezza della cultura attuale, il loro approccio e i motivi che li spingono a rifiutare la modernità sono divergenti. Cantimori, impegnato nella difesa di una linea politica e culturale per il rinnovamento della società, si pone all'interno di quel mondo convulso e inquieto che Chieghi invece osserva con distacco. Se Cantimori rifiuta la politica e la cultura attuali per riformarle fino alla sua uscita dal PC, Chieghi trova solo nella trasmissione umanistica e nel piccolo stato svizzero, neutrale e pacifista, il rifugio dalla crisi della civiltà. Eppure, malgrado la loro lontananza, proprio sul valore conferito alla laicità, alla ricerca libera, alla priorità del lavoro di formazione dei giovani e agli ideali di educazione umanistica, si incontrano Cantimori e Chieghi. L'intesa intellettuale tra le due figure lontane spiega le ragioni per cui lo storico italiano scelga di confessare a Chieghi, come uno dei primi, il suo distacco dal PC. Le ragioni del suo distacco sono state discusse appunto anche altrove, comunque certamente il 20° congresso del CUS, la rivolta dell'Ungheria, il suo fallimento che decretano il ritiro di Cantimori dalla politica. E le rivelazioni di Khrushchev, dice Cantimori, lo paralizzano, gli rendono difficile comprendere l'orientamento politico che lo aveva guidato fino ad allora. Un anno più tardi, il 5 luglio 1958, nel ripensare alla sua decisione, confessa che, cito, tutto questo mi ha lasciato una grande eredità e non tornerò più vivo e umano altro che quando avrò sgombrato il terreno dei residui del disordinato periodo 1948-1957. Ciò non significa per Cantimore condannare la politica, ma vederne con distacco e con ironia la necessità. E insieme comprendere l'uso dei compromessi, le incoerenze necessarie della politica in actu, usa appunto l'espressione che viene usata anche da Ciliberto. Per cui non è il militante Cantimori, ma è lo studioso Cantimori che rigetta la politica. L'etica del ricercatore che persegue il vero, analizza i testi e gli avvenimenti con scrupolo filologico per chiarire idee e concetti non è compatibile con la politica, secondo Cantimori, come essa viene praticata nel dopoguerra, la famosa appunto politica in actus. Questa vicenda viene poi ulteriormente articolata sempre nell'epistolario, nelle reazioni che ha Cantimori riguardo appunto alla pubblicazione delle opere di Renzo De Felice. Infatti lui scrive la prefazione nel 1961 al libro La storia degli ebrei italiani sotto il fascismo e nel 1965 la prefazione al primo volume su Mussolini dello stesso De Felice. Riguardo appunto a questa vicenda, rispetto a questa vicenda appunto Cantimori mette in evidenza l'importanza del metodo filologico, l'importanza soprattutto di scandagliare le idee, di fare le differenze e fa una opera di autocritica molto interessante e molto importante, autocritica rispetto alle sue stesse posizioni giovanili che aveva riguardo al fascismo, che sono ricondotte appunto a questa temperie, a questa confusione intellettuale, a questa mancanza di spirito critico e filologico. Grazie mille. Grazie mille a Patricia Chianterastutte, sei stata comunque nei tempi, comunque ti ridaremo subito dopo la parola. E bene, io adesso direi di proseguire questa puntata con l'intervento di Nicola D'Elia. Prego Nicola. Bene, grazie, è per me un grande piacere ovviamente parlare di Cantimori e di parlare
soprattutto di questa corrispondenza con Werner Kegel, della quale io mi sto occupando nell'ambito di un discorso più ampio che sto facendo su Kant, Mori e la Svizzera. Intanto diciamo che questo carteggio è parte di una ripresa dell'interesse di Kant, Mori che si è sviluppata in questi ultimi anni e che si è tradotta soprattutto in edizioni o riedizioni di fondo. Possiamo ricordare l'antologia Il furibondo cavallo ideologico del 2019 con Francesco Torchiani, poi appunto l'edizione della corrispondenza con Kegel e con Arnaldo Momigliano, che sono del 2020, e per finire all'inizio di quest'anno è stata riedita un'opera fondamentale, Utopisti e Riformatori Italiani. Nello stesso tempo questa corrispondenza con Kegel prosegue un filone dedicato alla pubblicazione degli epistolari cantimoriani che si è sviluppato negli ultimi decenni, soprattutto quello con studiosi che hanno intrattenuto con lui un rapporto epistolare prolungato nel tempo ed estremamente intenso. Quindi mi riferisco soprattutto a Roland Benton, il cui carteggio con Kant e Mori è stato pubblicato nel 2002, a cura di John Tedeschi, e quello con Gastone Malacorda, che invece è stato curato da Albertina Vittoria nel 2013. Ecco, questi carteggi si sono rivelati delle fonti estremamente preziose per ricostruire in maniera più approfondita la biografia intellettuale di Kant e Mori. E questo vale ovviamente anche per l'epistolario tra Kant e Mori e Kegel, come ricordava prima Patrizia, consta di oltre 300 lettere che i due studiosi si sono scambiati in un periodo ultra trentennale. E il carteggio si rivela di particolare interesse per la ricchezza di informazioni che offre al lettore. Io in questa sede non entro nel discorso del carattere problematico che a livello filologico alcuni documenti di questa edizione presentano. Quindi ne ho parlato in un articolo che ho inviato ad una rivista e quindi rinvio a questo contributo quando sarà pubblicato. Che alcuni elementi problematici emergono già a partire del titolo, che recita Le lettere di Werner Kegel e Antelio Kant e Mori, mentre il volume comprende anche le lettere di Kant e Mori a Kegel. Quindi questo è già un titolo abbastanza fuorviante. Ma al di là di questo io vorrei invece richiamare l'attenzione su degli elementi del carteggio che invece mi sembrano decisivi per contestualizzare la biografia intellettuale di Kant e Mori. E in particolare mi soffermerei sulla travagliata vicenda dell'edizione tedesca di Eretici Italiani del Cinquecento, che fu realizzata a Basilea grazie all'iniziativa di Kegel nel 1949. Dunque, quello che sapevamo finora relativamente a questa vicenda è stato riferito proprio da Kegel nel contributo che lui scrisse sulla rivista Storica Italiana nel 1967 in memoria di Kant e Mori. In quella circostanza lui ricordò che aveva preso accordi con Kant e Mori per tradurre il libro nell'inverno 41-42, quando Kant e Mori era andato a Basilea per tenere una conferenza sul suo invito. In quella circostanza, prosegue Kegel, lui lo convinse a rompere le trattative con un editore di Lipsia, non meglio specificato editore di Lipsia. E infine, Kegel sostiene di aver concluso il lavoro di traduzione nel marzo 1945. Grazie alla pubblicazione del carteggio tra Kant e Mori e Kegel,
noi possiamo riscontrare che queste informazioni che Kevin ci ha dato non sono assolutamente esatte. Leggendo il carteggio, noi arriviamo alla conclusione che gli accordi per la pubblicazione, per la traduzione tedesca di Eredi Italiani del Cinquecento, furono in realtà conclusi già nel febbraio del 1941, quindi più di un anno prima della visita di Cantinori a Basilea per la conferenza. Anche questa conferenza di Basilea in realtà non si tenne nell'inverno 41-42, come Kegi ricordava, bensì nella tarda primavera del 42, e queste sono informazioni documentate proprio dal carteggio. Ed infine il lavoro di traduzione fu ultimato da Kegi nell'aprile del 43 e non nel marzo del 45, come lui stesso aveva ricordato nella sua testimonianza. Poi, dopo la caduta del fascismo nel 43, i rapporti tra Cantinori e Kegi si interrompono e riprendono soltanto nel 1947. Quindi, e da allora riparte l'iter della pubblicazione dell'edizione tedesca di Eredi Italiani del Cinquecento, che alla fine vedrà la luce nell'autunno del 1949. Quindi una vicenda molto travagliata, della quale noi avevamo informazioni non precise, e che grazie alla pubblicazione del carteggio tra Cantinori e Kegi riusciamo a ricostruire in termini assai più precisi. Quindi io per il momento mi fermerei qui, poi eventualmente ci sarà tempo anche per tirar fuori altri aneddoti che possono essere interessanti. Grazie. Grazie mille Nicola D'Elia. Bene, io ritornerei allora a questo punto a Patrizia Canterastut per il diritto di replica. Prego Patrizia. Diciamo non ho molto da replicare, nel senso che ritengo anch'io che questo carteggio possa dare delle informazioni che non sono solamente informazioni riguardo a delle date, che sono anche giustissime, ma anche informazioni riguardo, ripeto, al dibattito storiografico del tempo. Credo che sia anche molto interessante guardare le posizioni dei vari autori, dei due autori, riguardo a, per esempio, l'umanesimo, il significato dell'umanesimo, il significato del Rinascimento, come per esempio Cantimori dica che il suo lavoro è debitore di alcune posizioni e di alcune concezioni di Kegi riguardo all'umanesimo, riguardo alla periodizzazione dell'umanesimo. Questo è uno dei tanti esempi che potremmo prendere per comprendere come effettivamente magari, diciamo, possa essere utile il carteggio per capire la genesi di alcune concezioni storiografiche di Cantinori, ma anche di alcune concezioni storiografiche di Kegi. Purtroppo Kegi non è stato molto studiato nell'Accademia Italiana, perché prima perché effettivamente pochi non tantissimi conoscevano il tedesco, ma anche perché insomma con permesso si è dato la zappa sui piedi pubblicando la biografia di Burckhardt in tantissimi volumi, una biografia che non è mai stata tradotta, anche perché insomma, diciamo, per dei costi editoriali. Una piccola precisazione, diciamo, effettivamente per quanto riguarda, sarò molto grata, Nicola, quando mi farai avere copia del tuo articolo in cui parli di queste, diciamo, errori filologici. Certamente ci sono dei grossi refusi, e il primo refuso è quello della copertina, e che però insomma, diciamo, è un refuso. Una cosa è un errore filologico, una cosa è un refuso. Purtroppo l'errore della copertina è stato un errore della casa editoriale, non mio, no? Perché io avevo scritto effettivamente, diciamo, le lettere di Werner Kegi e Telio Cantimori. Purtroppo, quando è stato pubblicato, è diventato le lettere di Werner Kegi a Delio Cantimori. Ci sono state delle imprecisioni per quanto riguarda i nomi? Certamente sì, diciamo, abbiamo detto, sono 311 lettere. Io direi anche quando scrivo un articolo di 30 pagine faccio dei refusi, commetto dei refusi, me ne vergogno veramente tantissimo, Sileno per Fileno e così via. Sì, ci sono dei refusi, tantissimi. E
Ma io credo che poi errori filologici dovrebbe essere una cosa diversa da refuso. Però, diciamo così, sono stata quella a questo punto che indegnamente ha portato alla luce un epistolario di persone molto brave, molto più in gamba di me nel portarlo alla luce. E vi ringrazio. Molto bene. Nicola D'Elia, se vuoi aggiungere qualcosa. No, grazie. Patricia, io assolutamente non imputavo a te l'errore della copertina, semplicemente mi limitavo a segnalarlo perché non mi tornava il titolo. Poi che l'epistolario sia straordinariamente ricco di stimoli e di informazioni, io sono il primo a riconoscerlo e sono grato a te e anche alla scuola normale di averlo portato alla luce. Era certamente un'impresa non semplice, perché si tratta di lettere complicate, insomma, venire a capo di tutta quella informazione che Cantimori e Chiedi si scambiano, non era certamente un lavoro semplice, questo non ci sono dubbi. Il mio contributo è agli atti, quando sarà pubblicato lo farò avere a chiunque avrà voglia di leggerlo, non ci sono assolutamente problemi, ma mi sono avvicinato a questa documentazione con grande interesse e con estremo piacere. Un altro elemento che volevo sottolineare, sempre con riferimento alla testimonianza posteriore di Chiedi, riguarda un episodio che è abbastanza noto comunque, e cioè il fatto che Cantimori si presentò a Basilea, sempre secondo quello che dice Chiedi, con il distintivo fascista appuntato alla giacca. Ecco, allora, dal momento che Cantimori aveva probabilmente già maturato e compiuto il suo distacco dal fascismo, che motivo poteva avere di esibire le sue credenziali fasciste in quel momento? Io penso che dai materiali che offre il carteggio si possa comunque ricavare una possibile spiegazione, perché le conferenze a cui Cantimori partecipò quando andò in Svizzera furono due, una a Basilea e una due giorni prima a Zurigo. Queste conferenze erano state organizzate dalla Historische und Antiquarische Gesellschaft di Basilea di concerto con l'Associazione Svizzera per i rapporti culturali ed economici con l'Italia. E il fatto che ci fosse di mezzo anche questa associazione fu, come le lettere documentano, fu all'origine dei reiterati ritardi di queste conferenze. Questa associazione svizzera per i rapporti culturali ed economici con l'Italia era stata fondata nel 1937 su iniziativa del console italiano a Zurigo, Bruno Gemelli, e voleva essere un attivo strumento di propaganda del regime in territorio elvetico. Tant'è che a questa associazione aderirono influenti personalità sia del mondo economico, sia del mondo imprenditoriale, sia del mondo accademico, che avevano una spiccata simpatia per il regime fascista. Tra le iniziative di questa associazione vi erano anche delle conferenze tenute da personalità italiane legate al regime. Si ricordano le conferenze di Gioacchino Volpe, del conte Giuseppe Volpi di Misurata, che era stato anche ministro delle finanze, era un potente industriale. Andò a parlare a Zurigo anche l'ex sottosegretario di Stato Fulvio Subic, il senatore e ex ministro della pubblica dell'educazione nazionale, mi correggo, Palpino Giuliano. Quindi si tratta di un'associazione che ha
un netto profilo filofascista. E quindi io immagino che Cantimori in un simile contesto sentisse l'esigenza di esibire la sua ortodossia, anche perché, come ci ricorda Paolo Simoncelli, dopo la conferenza di Cantimori a Zurigo, il console Gemelli inviò un rapporto al Ministero degli Esteri, un rapporto che poi fu trasmesso anche al Ministero della Pubblica dell'Educazione Nazionale. In questo rapporto non c'era nulla di compromettente, non c'era nulla di anomalo, ma è probabile che Cantimori si sentisse comunque sotto osservazione. Quindi questo potrebbe contribuire a spiegare perché decise di presentarsi a Basilea esibendo il distintivo del Partito Fascista. Mi fermo qui. Voglio ringraziare Nicola per l'informazione che appunto mi ha dato su questa ipotesi di, diciamo, questa interpretazione che ritengo anche molto, molto utile e molto ben fondata. Grazie mille. Sì, riprendo la parola per porre, diciamo, qualche spunto e soprattutto fare qualche chiedere un po' un'opinione ai due relatori di oggi sulla vicenda, diciamo, di studioso, ma anche sulla vicenda studioso di storia, ma anche attento alle questioni politiche, quindi studioso di politica, e anche sulla vicenda esistenziale di Cantimori. Allora, questo passaggio dal fascismo al comunismo, innanzitutto, per come, diciamo, lo avete visto voi nei vostri studi sulla figura di Cantimori, vi vedete qualche cosa di opportunistico, perché Cantimori, anche per i rapporti, diciamo, con Gentile, è stato tacciato come un opportunista, oppure vi vedete una certa coerenza di fondo? Cantimori è stato accusato di avere una certa fascinazione nei confronti dei regimi totalitari, e quindi abbiamo da un lato il fascismo, il nazismo anche, e poi il comunismo staliniano, oppure vi vedete anche un po', come ha sottolineato Prosperi, l'influenza dei suoi studi sugli eretici italiani del Cinquecento, che comunque, secondo Prosperi, quando intervenne nella polemica alla metà degli anni 2000, sottolineò che probabilmente, almeno secondo lui, questi studi lo avrebbero allontanati dal fascismo giovanile e lo avrebbero avvicinato, diciamo, a idee più progressiste. Prosperi, accanto suo, ricordo, è stato accusato nel quadro di una ruvida polemica con di Renzo Simoncelli, soprattutto, nella quale intervennero anche altri, intervenne anche Citati, però, diciamo, con uno spirito più, diciamo, sarcastico e goliardico, fu accusato da Simoncelli e da di Renzo di voler in qualche modo santificare Cantimori come un figurino liberal democratico progressista e di costruire dei santuari della memoria. Dall'altro lato, Prosperi e altri hanno accusato, diciamo, di Renzo, Simoncelli e altri di in qualche modo voler crocifiggere, io mi ricordo questa espressione utilizzata a Prosperi in un articolo dei giornali, di crocifiggere in Cantimori tutti gli errori del Novecento. E Patrizia Cantera, nel suo libro che uscì nel 2011, sottolineava proprio, io se posso citare qualche passaggio, sottolineava proprio la complessità, diciamo, di Cantimori nel suo passare attraverso un secolo come molto inquieto, come il Novecento. Io cito: si potrebbe guardare l'itinerario politico e i giudizi di Cantimori sulla storia contemporanea non a partire dalle sue certezze, dal fascismo al comunismo, dai suoi dubbi, dai suoi periodi di crisi che sono più numerosi e lunghi. Oppure c'era anche un altro passaggio che comunque ora non lo trovo, però invitava appunto a leggere appunto Cantimori come un intellettuale del Novecento, e quindi il Novecento, essendo un secolo molto complesso, insomma, era difficile, diciamo, uno studioso comunque alla ricerca anche di una verità che non trovava. Questo dico io, non è che lo diceva Patrizia Cantera, e lo dico io per semplificare. Quindi, riepilogando,
ci fu dell'opportunismo di Cantimori nel passaggio dal fascismo e dal comunismo, prima nel corteggiare, diciamo, gli esponenti di, più di rilievo della politica e della cultura fascista, oppure c'è una, si può tracciare una certa coerenza di fondo in questo suo passaggio dal fascismo al comunismo, e mettendovi anche un'attrazione, se c'è stata, per il nazismo, e poi il discorso degli studi sugli eretici, se in qualche modo, perché quel libro sugli eretici italiani del Cinquecento per Cantimori è stato un grandissimo sforzo intellettuale, insomma si vede anche la passione dello anche leggendolo, diciamo, a molti decenni di distanza, si vede che lui proprio ci ha messo anche del suo in questo libro, no? Che è partito probabilmente da un problema che si poneva lui, da un suo problema interno, questa, come spesso succede, gli studiosi spesso diciamo, partono da loro problemi per affrontare poi nodi, diciamo, storiografici, oppure, diciamo, questioni storiche. Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro, e quindi passo la parola a chi mi vorrà rispondere per primo fra i due nostri ospiti. Prego. Prego, Patricia. Sì, chi vuole dei due, Soprattutto questa questione degli eretici, degli studi degli eretici, se in qualche modo lo hanno influenzato, e poi c'è tutta la questione della moglie, anche di Cantimori, che era un'attivista, anche quella c'è. Cioè, certo. Prego. Sì, sicuramente, no? Vabbè, ora non solo la moglie, ma lui era, diciamo, molto amico di Stanislav Kott, che certamente, diciamo, filofascista nazista non era, al contrario, no? Per cui, insomma, diciamo, lui sviluppa comunque dei rapporti durante le sue ricerche, sia con intellettuali che sono fascisti, nazisti, ma sia anche con intellettuali, appunto, lo stesso Kegi, che sono molto critici nei confronti del nazismo, del fascismo. E Kott è un esempio, Kegi è un altro, Benton è anche un altro, per cui, diciamo, certamente il suo vissuto ha avuto un'influenza su questo. Io ho ricostruito anche prima del libro su Cantimori del 2011 l'epistolario che ha avuto Cantimori con Capitini, che secondo me è molto interessante per capire effettivamente una sua evoluzione, che è abbastanza precoce sul fascismo. Ci sono appunto delle lettere che sono effettivamente già della fine degli anni 20, dell'inizio degli anni 30, in cui Cantimori comincia a avere dubbi su Gentile, sull'idea di attualismo, sull'idea dello Stato gentiliano, diciamo, questa corrispondenza diventa una corrispondenza anche molto interessante, anche molto tragica per quello che succede, quando in occasione della morte di Baglietto, una morte che colpisce molto Cantimori, perché, vabbè, appunto, come noi sappiamo tutti, Baglietto, pur di non prestare il servizio militare, emigra, va appunto in Svizzera e lì morirà. Allora, per quanto riguarda, per farla breve, diciamo, ci sono anche, insomma, molti scritti interessanti di Cantimori sul nazionalsocialismo, sullo Streben, sulla pericolosità della irrazionalità, quello che li chiama irrazionalità della politica, diciamo, sono tutti scritti che sono presenti nell'ambito della pubblicazione degli scritti giovanili di Cantimori, pubblicati appunto da Luisa Mangoni, ma pubblicati in quegli anni, appunto sono pubblicazioni. Allora, per farla breve, sì, ritengo che non si, personalmente ritengo che non si possa parlare di opportunismo per quanto riguarda la prima adesione di Cantimori al fascismo. Sono d'accordo con l'ipotesi di Pertici. Cantimori era un mazziniano, per cui un fascista rivoluzionario, cioè lui infatti scrive diversi articoli in cui interpreta il fascismo come quella forza che sarà capace di finalmente dare un senso al rapporto tra elite e masse italiane. E però, come si vede dagli epistolari di Capitini, come si vede da alcuni articoli che progressivamente vanno in qualche modo a, diciamo, diventare sempre più scettici, a un certo punto, secondo la mia ipotesi, si trova intrappolato nel suo ruolo. E cioè, effettivamente, lui ha una posizione di un rapporto molto forte con Giovanni Gentile.
Per cui credo che certamente appunto Cartimoni non era un cuor di leone, su questo insomma credo che siamo d'accordo tutti, anche quelli che la vedono diversamente, no, su Cantimoni, ma certamente non era uno che diciamo avrebbe rotto un rapporto così importante. Per cui se la prima adesione è un'adesione di cuore al fascismo, il suo rimanere è come appunto si vede anche dall'episodio probabilmente del distintivo, ma anche da altri, dagli articoli che scrive durante questo periodo, è anche prova del fatto che non riesce a staccarsi dal fascismo. Certamente, ripeto, i suoi viaggi in Svizzera, i suoi viaggi diciamo per gli studi e le sue conoscenze con studiosi contrari al fascismo, al nazionalsocialismo, lo aiutano e questo è anche, si trova anche in alcune pagine di suoi appunti, a guardare con distacco al suo stesso, alle sue stesse idee politiche. Di questo lui testimonia anche in questo epistolario, proprio quello che insomma l'ho accennato un po' a diciamo alle lettere sulle che riguardano le prefazioni alle opere di De Felice. Lì, come nelle prefazioni stesse, Cantimori fa una grossa diciamo un grosso lavoro di autocritica vede nella confusione, lui dice, nella confusione delle idee, nell'incapacità di distinguere le varie parti politiche, di distinguere i veri problemi, nella incapacità di distinguere, dice lui, per esempio, il problema sociale dal problema nazionale e di tenere tutto insieme senza fare le debite distinzioni. Vede in questo il problema della sua incapacità di comprendere che cosa fosse il fascismo. Ed è per questo che poi lui andrà a criticare in parte il lavoro di Renzo De Felice, che in qualche modo non si sottrae a questa confusione, cioè che dà ancora adito a una confusione e a un errore, quello effettivamente sì, filologico. Per cui insomma, per farla breve, io continuo a ritenere che Cantimori avesse aderito al fascismo in maniera spontanea, che si comunque già, e questo si vede nell'epistolario con Cati Pitini e nei suoi scritti, che già sentisse il fascismo come una scarpa troppo stretta, come qualcosa che lo disillude, che lo delude, già effettivamente a cominciare persino appunto dall'episodio di Baglietto, ma anche molto prima, appunto negli anni 30, interessantissima la recensione di Cantimori al libro di Ugo Spirito, La vita come ricerca, su questo molto importante, come appunto effettivamente i rapporti con la moglie, ma anche con gli altri studiosi, siano importanti per questo passaggio, e come effettivamente maturi proprio in questi anni invece il passaggio al comunismo. Il passaggio al comunismo non credo proprio, sfido qualcuno a dirmelo, che sia opportunista. Non vedo occasioni di opportunismo, anche perché proprio all'inizio Cantimori è molto reticente nel prendere delle posizioni politiche ufficiali, proprio sulla base dell'idea secondo cui lui si sente, diciamo, non a posto riguardo al fatto che aveva partecipato, che aveva supportato il fascismo. E questa è una delle dichiarazioni. Diciamo, sì, non era un cuor di leone, però mi sembra, diciamo, un intellettuale abbastanza onesto, devo dire la verità. Questa è la mia opinione. Che mi interessava, diciamo, e la figura di Claudio Baglietto è una figura estremamente interessante, lo si può definire un eretico italiano del Novecento, no? Baglietto, diciamo, era uno studioso di filosofia molto promettente della Normale, che a un certo punto ricevette una borsa di studio all'inizio degli anni 30 per andare a Friburgo in Germania, a Friburgo tedesca, dove già, diciamo, era attivo Heidegger, e poi non vuole più tornare in Italia coerente con i suoi ideali di non violenza, non voleva svolgere il servizio militare, soprattutto al servizio di un regime come il fascismo. E fu Cantimori che avvisò nel 1940 della morte di Baglietto, che cadde ovviamente in disgrazia, sopravvisse, mi pare, facendo lezioni private di italiano per stranieri, e poi alla fine concluse il suo itinerario di vita
a Basilea in Svizzera, morì nel 1940 a 32 anni, quindi molto giovane, morì di credo di stenti. E questa è una figura veramente molto... Nel 39 escono i Recici Italiani del 500, Cantimori, nel 40 muore Baglietto, che in qualche modo che aveva conosciuto bene Gentile, aveva conosciuto anche Cantimori, era legatissimo a Capitini. E questa è una figura, Baglietto è una figura che non è stata molto, molto studiata, però è una figura abbastanza importante. Siamo, diciamo, all'antitesi però rispetto a Cantimori, che era una personalità integrata nella cultura ufficiale, mentre Baglietto proprio un eretico italiano del Novecento. Io posso definire così, diciamo, mi viene da definirlo così. Anche su questo ci sarebbe, diciamo, da riflettere e insomma su questo mi interesserebbe un approfondimento anche da parte di Nicola D'Elia, se ha visto qualche cosa. Questo, come reagì Cantimori alla morte di Baglietto, che fu lui, Cantimori, a comunicarla a Gentile, che se ne dispiacque molto perché se lo ricordava come uno studioso molto promettente, che però era, dal loro punto di vista, era stato un po' una testa di legno, nel senso che si era incaponito nel suo ideale di non violenza, dal loro punto di vista, cioè un opportunista al contrario dell'opportunismo, cioè un idealista troppo idealista. Bene. Prego Nicola, e poi direi di concludere un po' questo evento. Allora, per quanto riguarda Baglietto, io non posso dir molto perché è una figura che non ho approfondito. Posso solo dire che sulla base degli studi che sto facendo appunto per questa ricerca su Cantimori e la Svizzera, e anche da alcune lettere che riguardano l'epistolario con Kelly, risulta che Cantimori tutta una serie di contatti in Svizzera li ebbe proprio anche attraverso Baglietto. Quindi è senz'altro un rapporto da approfondire da questo punto di vista, con riferimento soprattutto alla loro attività in territorio elvetico. Per quanto riguarda invece la questione iniziale che era stata posta, quella del passaggio dal fascismo al comunismo, di capire se si è trattato di un passaggio segnato dall'opportunismo oppure se invece c'è un problema di continuità, io personalmente opto per la continuità, ecco. Anche se non posso nascondere che soprattutto dopo la liberazione, Cantimori abbandona tutta una serie di riferimenti che invece aveva coltivato precedentemente. Ma credo di poter dire con una certa... con una certa sicurezza che per Cantimori fascismo e comunismo erano due opzioni. Cantimori non è mai stato un anticomunista. Anche quando credeva nella superiorità del fascismo, sosteneva che fascismo e comunismo erano due movimenti nuovi che si contendevano un mondo vecchio. Per lui l'opposizione era tutta contro, diciamo, il mondo liberal borghese che lui vedeva ormai tramontato dopo la prima guerra mondiale e soppiantato dai regimi e dai movimenti totalitari che si stavano affermando in Europa negli anni 20 e 30. Sulla base di questo forte presupposto antiborghese, io avevo anche in qualche modo enunciato delle simpatie di Cantimori per certi aspetti, certi elementi del nazionalsocialismo, ecco, ma con riferimento a questo presupposto antiborghese. E su questa base Cantimori sviluppa le sue riflessioni
anche nella seconda metà degli anni 30, quando si fa sempre più forte la sua disillusione nei confronti del fascismo e comincia a svilupparsi in lui un avvicinamento sempre più forte al comunismo, un avvicinamento che certamente è promosso e incentivato anche dall'attivismo della moglie sposata nel 1936. Quindi è del tutto evidente che in una situazione in cui appunto intorno alla fine degli anni 30 i regimi c'è una contrapposizione tra i regimi totalitari da un lato e le democrazie occidentali dall'altro, è molto difficile stabilire esattamente quando Cantimori decide di aderire in maniera incondizionata al comunismo. Noi vediamo che certe ambiguità sono presenti un po' in tutto il fronte della sinistra fascista. Ne abbiamo parlato anche a suo tempo quando abbiamo presentato il lavoro su Bottai. Nella fase in cui è in vigore il patto Ribbentrop-Molotov, ci sono molte ambiguità nel campo della sinistra fascista ed è un campo molto vicino a quello di Cantimori. Anche lui aveva avuto forti contatti con Bottai, con Ugo Spirito, che alla fine degli anni 30 appoggiano sia il patto Ribbentrop-Molotov e sia l'entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania. Quindi per quanto riguarda Cantimori non abbiamo delle testimonianze dirette, però ovviamente non possiamo non tener conto di questo contesto. Bene, grazie mille Nicola D'Elia. Daniele, vuoi aggiungere qualcos'altro? Ma io ringrazio i nostri due relatori, Patrizia Chiantera e Nicola D'Elia, per i loro interventi illuminanti, e sottolineo quanto avevo già sottolineato all'inizio, che finalmente adesso, soprattutto grazie a studiosi che sono meno condizionati rispetto a altri, si può ragionare in modo un pochino più pacato e tranquillo di Cantimori. Perché da un lato in passato c'è stato chi comunque voleva difendere il suo magistero storiografico, e in qualche modo Cantimori era una figura della cultura ufficiale della sinistra, di una certa sinistra. Quindi come tale veniva anche difeso, oppure come tale veniva attaccato e deriso. Cioè, io se penso a certi storici e intellettuali non di sinistra, che forse hanno avuto anche qualche difficoltà nella carriera per il fatto di non essere di sinistra, e si dice spesso che gli storici di destra sono anche più bravi degli storici di sinistra, perché essendo l'Accademia molto di sinistra, se riescono a entrare dentro sono veramente bravi. Questa è una cosa che ho sentito, non so se sia vera o meno, ma magari se analizziamo la cosa da un punto di vista psicologico, non voglio dire banalità, questo Cantimori come figura, perché poi lui, la sua fu... può essere considerata una vera e propria conversione, cioè lui insieme alla moglie poi curò anche un'edizione del Capitale di Marx, cioè voglio ricordare, di scritti di Marx, e quindi una figura ufficiale della sinistra, e quindi come tale antipatico. E poi a me incuriosisce tutt'oggi il vecchio ricordo di Pietro Citati, tant'è che l'ho citato, scusate, il pasticcio all'inizio. Cioè, Citati, che studiò alla scuola normale tra la fine degli anni 40 e inizio degli anni 50, e quindi conobbe Cantimori, frequentò Cantimori da studente, proprio in un periodo in cui da poco Cantimori, era passato dall'altra sponda, comunque era ancora più recente, perché mi pare nel 47 iniziò, ora non ho i dati sotto mano.
e, diciamo, la sua attività di normalista, di studente normalista a Piero Citati. Anche lì mi incuriosisce molto, perché Citati proprio ne fece, nel quadro di questa polemica ruvida, lui arriva e fa proprio un ritratto sarcastico, goliardico, a presa in giro, molto, nel quale proprio troviamo una certa ferocia, proprio Prosperi parlò di Maramalda ferocia goliardica, questo stesso a proposito di Citati. Però anche lì c'è tutto il vissuto, un vissuto post-adolescenziale, comunque giovanile di Citati, e questo che era un professore, quindi era un'autorità rispetto a lui che era studente. Insomma, ci sono anche questi aspetti psicologici che non trascurerei, come magari... cioè, nell'itinerario di Fantimori, ma anche negli studiosi che comunque lo hanno difeso oppure che lo hanno attaccato o deriso. Benissimo, grazie, passo la parola a Luca. Io ringrazio Patrizia Canterra-Stutt e Nicola D'Elia per aver partecipato a questa nostra puntata dedicata a Dario Cantimori. Ringrazio anche il mio collega Daniele Santarelli per le domande e anche per le aggiunte a tale argomento. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento al nostro prossimo evento. Un caro saluto a tutti, arrivederci.